4 anni dopo l'ultima volta, ho acquistato l'ultimo FIFA uscito avendo in mente un solo obiettivo: riuscire a giocare la mia prima Weekend League di sempre. 2000 punti necessari per qualificarsi, la scalata sarebbe stata infinita. Vediamo com'è andata. Lanciamo 11 a caso in campo e il Mendoza FC è pronto per il suo primo match di Division Rivals con una banda e Shim. Il problema però non è mai stato l'avversario. Hai vinto adesso secondo me. Cazzi! Difatti il mio primo gol in assoluto è stato questo. Caputo! 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 Il problema avendo FIFA sul PC era un altro. Ma come si è interrotta? Non sapevo che bastasse altabbare per un decimo di secondo per perdere automaticamente il match. Ma ha dato pure la sconfitta, ma... Quindi non importa quanti ne avrei startati quella sera. C'ha Lewandowski 91, io ho Pluto in attacco. Io l'avrei rifatto una seconda volta. Ma non è vero, ma perché cazzo ti disattivi? Avrei iniziato un altro match. Tra il Massettito se la giocano entrambi. Siccome che a short che tenim mi era morto il controller. Ma non sto giocando, ma non sto giocando! Avrei comunque trovato il modo per perdere di nuovo. Come si fa? Via, invio. Come gioco? Ma non se ne... Ma vaffanculo, non voglio più giocare. Pensandoci bene però, il problema più grande non è neanche questa scelta idiota della EA, ma sono io che sono strunz. Difatti al quarto match consecutivo, iniziato tra l'altro benissimo, prima azione fallo di sé. Ma come giallo dopo un secondo? Che fa? Ma fortunatamente è continuato meglio. Siete Gea! Diciamo che mi faccio trascinare dal momento. Siete pronti per il drop? Ciao ragazzi. La prima serata è ormai andata. Tra l'altro una chiavica e ho ritoccato FIFA dopo un mese e mezzo. Iniziamo subito con due figure merda. Chi cazzo è Kim Namjoon? Scusatemi. Community FIFA siamo addolorati. Ah, è uno morto. Ragazzi, un saluto a Kim Namjoon. No, un saluto, è morto. E dopo aver aggiustato un po' il team, aprendo anche pacchetti inutili. Arrabella, ma via. Dei drop improbabili. Ma che fai? Siamo pronti per la scalata ai 2000 punti. C'ha caputo nero questo. Ecco qua. Apriamo il match che neanche i pro player. Quindi sta avendo problemi di... Oh! Ah! Ah! E dopo aver incitato i nostri... Vai capucchio! L'attacco Tarallucci e Vini inizia a volare. Distrutto! Complice una difesa un po' così. E devo dire, nonostante Araujo, che meglio si cagna fatica. Araujo, si accentra! Araujo! I piedi a banana, cioè, ha tirato alla signora. Ora, dopo aver fatto anche il terzo, io devo imparare a stare zitto. Lo sto bombardando qui. Questo è... è il suo turbaculus, cioè... Ma la mia difesa! Sto bombardando qui. Anche se Lopez, viste le difficoltà, prende per mano il centrocampo. E caricandosi i suoi sulle spalle, acceca uno in curva. Caputo comunque ispiratissimo da questo gesto, prima ci porta sul 4-2. E poi segna per l'avversario. Ridendo e sterminando tifosi, siamo comunque ormai quasi al 90esimo. E con un'azione infinita, Caputo firma la sua tripletta chiudendo anche il match. Riceve il pallone dall'arbitro dopo essersi abbicciato sotto il sole e conquistiamo i primi 30 punti per la qualifica. Cioè, ma per qualificarmi alla VL, ma quante vittorie devo fare? Ormai siamo carichi. Quanto tempo sarà mai passato prima di giocare di nuovo a FIFA? 2 mesi e mezzo. E tra l'altro questo sarà l'ultimo match con questa rosa. Anche se prima vogliamo comprare un ultimo grande attaccante. Fammi comprare Lautaro. Sbagliando ruolo. Porco, ma è CC. È CC. Ripartendo da 282 punti, vediamo di onorare Muriel e compagni. Il gioco se che è. Chi cazzo tene chi? Pronti via, Vidal va a busca. Su. Che cazzo è? Che cazzo è? Mentre poco dopo andiamo sull'1-0. Subendo immediatamente il pareggio. Ovviamente Agüero 89, De Bruyne 91, io pesce in mano. Conduco contropiedi imbarazzanti. Fra gol, 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 incrocio. No, 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 sbaglio. Con l'avversario che tira come me a calcetto. E se Lautaro prima trova il filtrante per Muriel. Sì, sì, esatto. Chi t'ha morto? Goda. Un secondo dopo tirando Chess. Seguito a ruota dagli altri. Sì. E subisco il 2-2. Ora Werner credo che all'intervallo abbiano montato i piedi. Sì, Madonna, sì. Fra! Che shot! Pataterna! Ma noi ce ne sbattiamo le palle e segniamo da kickoff. Ma che è di sinistro? Lautaro ha forse finalmente capito dove si trova. Oh, hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. A differenza dei miei difensori che ancora non hanno capito Nukaz. Troppo il centrale. Guarda che è successo. Mi sono autopicchiato. Ma com'è allora, possibile? Il tempo scorre e dopo aver incoraggiato i nostri. Sulla fascia De Fuleu! De Fuleu? Nengolan ha un tempismo perfetto. Stiamo viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Di nuovo sulla fascia. È impazzito Tito. È impazzito. Vai da Fuleu.
tranne De Lofeo che paro pesce. Gol sbagliato e Werner in contropiede ha cacato Katz. 5 pari. Però è l'ultimo match con questo team. Non possiamo chiuderla così. Ho visto il difensore impalato. Ho visto il difensore impalato. Ha rotto la porta! L'ha distrutta! Ha rotto la porta! 6-5 al 90esimo e facendo scorrere il tempo che resta. E la chiudiamo così, ragazzi. Il Mendoza FC saluta la sua Serie A portandosi a più di 300 punti per la qualifica alla VL. Sono passati solo 4 giorni stavolta ed il team è stato completamente stravolto. La base è la Premier League e l'avversario è uno squadrone. Hazard 90, poco. Siamo pronti a mostrare le due cagate che abbiamo imparato. Ragazzi, ho imparato a fare il buon roll. Mi meraviglio del rating di Salah. 90? Ci stiamo caccando sotto. E se Kanté rompe crociati? Mi sono concentrato. Oh, puttane mamma. Gabriel Jesus paro Katz. Gabriel Jesus, i piedi. Cercando anche di ammazzare Rafinha sulla fascia. Per ste due cagate ho preso 2 gol l'azione dopo. Andiamo avanti. Per non innervosirmi mi interesso allora alla chat. Bene, hai ordinato le pizze, bravo Ricca. Che pizze hai ordinato? Pizza e cazzo? E con questa spensieratezza Rashford si libera e segna il 2 pari. Non tutto però rose e fiori. Ma ce l'avevi a cazzotti! Questa gamba! Probabilmente la terza. E dopo aver finalmente abbassato sto cazzo di pubblico, ho a che fare di nuovo con Kanté. Chi è sto nano? Purtroppo i miei difensori cercano di accoppiarsi più che di difendere. E Salah, rialzatosi after sex, trova l'angolino per il 4-2. Mi hanno abbattuto un difensore! Ma non lamentiamoci stavolta, poteva andare molto peggio. Purtroppo ha tirato una merda, ma mi stava rompendo il culo, Ma che ho fatto? Ecco appunto. Va a sinistra. Bold online! Let's go! Però sono uno in meno. Stammo comunque inguaiato. Che sto 2 gol sotto, un uomo sotto e mamma che cazzo. Anche se coi cambi giusti. Ovvero le mutande mi devo cambiare. Ora dobbiamo spaccare la partita. Infatti mancano 30 minuti e nonostante si socote ne sembi Pierre Stort, portiamo palle in avanti. A Rashford non se lo caga nessuno. Ma i miei amici dove sono? Ma all'improvviso 1-2 con Gabriel Jesus, inserimento di Rodrigo e palla nell'angolino. 4-3. Decidiamo di buttare Itz nella mischia e ripartiamo all'attacco. Altro filtrante per Rodrigo che di nuovo la mette dentro. Un uomo in meno! 4-4! La possiamo perdere! Ma abbiamo i coglioni così! Girati che quello c'è stato espulso a caso. 15 minuti dalla fine. Fratom Gabriel non segna mai. Izzo non sa cosa sta facendo. Vai Izzo! Ce la fa! Ma almeno Ake sbatte il cazzo in faccia agli attaccanti. Boh, madonna, che difesa! Uno in meno! E andiamola a vincere, cazzo! Il tempo però scorre e nonostante un Rashford centrocampista molto ispirato, a 5 minuti dal fischio finale non siamo molto ottimisti. Raga, ho paura per quello che succederà negli ultimi 5 minuti, mi sa che prendo un cazzo gigante nel culo. E invece lo prende lui! 5-4, uno in meno! La rimonta è completa e con l'avversario che non so perché non segna in questa occasione, arriva finalmente il triplice fischio dell'arbitro. Ha vinto! Let's go! Uno in meno! 5-4, spam di emote, tutto nel... Un debutto in grande stile, siamo ad un quarto del nostro percorso. Ah, tra l'altro volevo presentarvi subito il mio nuovo allenatore. Chi cazzo è? Che cazzo è? Ma allena questo? Ma comunque, tornando seri, questo è un mio video. E dopo la rimonta 1 in meno e l'acquisto di Lucas, perdo 5-4 al 92esimo così. Perché puoi fare quanti gol vuoi? Sugumo cazzo! Puoi incitare costantemente i tuoi giocatori. Ia cazzotti, vai Rodri! Già di Pierre Stort, ma almeno un po' di fisico ce lo mettiamo, no? Facendoli quindi performare al meglio. Rompi la porta. Ma quando senti che stai per prendere gli schiaffi? Stiamo aspettando che lui segni. Non riesco a prendergli il pallone e quando lo prendo lo perdo 2 secondi. Guarda, guarda chi sta tu cazzo. Ne prendi 104. Sousek, tu paro pesce. La palla passa in spazi improbabili. Arretra e questo se no mi tira una canoneta. Ora mi spiegate dove è passata quella palla. C'è un Carrasco che fa quello che vuole. Frate, ma ha fatto 2 azioni, mi ha rotto. No, non dirmi che è rosso. Frate, un po' di clemenza. Nonostante tu provi a dare il meglio di te. Carrasco ha fatto bene a farlo tirare perché si è guadagnato il rigore.
Sium! I tuoi giocatori si rincoglioniscono. Hernandez, corri! Cioè io ho 92 di velocità. Gomez, fai qualcosa. Gomez, fai qualcosa, sviene. E subisci gol. Cacciate Sousek dal campo, veramente. C'ha il morbo di Puppenaz, c'ha. Appena prende la... Guardalo! Ancora devo capire da chi. Chi sfaccimma è? Perché ragazzi, è normalissimo perdere. Quando Carrasco ha un motorino nel culo. Ma è mai possibile che questo mi spacca sempre su quella fascia? Next. E con questo next vi dico che il mio percorso verso la qualifica è continuato anche off stream. E infatti dopo aver rifilato 10 gol a sto povero Cristo, essermene segnato uno per rispetto ed aver palleggiato insieme per i meme, ho superato i 1000 punti qualifica. Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere nei commenti se volete continuare questo viaggio verso la mia prima weekend league di sempre. Io vi aspetto in stream su twitch.tv/tito397, su Instagram sempre tito397. E ovviamente vi ringrazio per tutto l'affetto che anche inconsapevolmente riuscite a mostrarmi, perché in alcune giornate per me è fondamentale. Quindi nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!